La reputazione delle grandi aziende sul web è un argomento che vi preoccupa? No, è un argomento che ci occupa tempo, risorse e attenzione, è un tema assolutamente centrale nella vita di un'azienda, oggi come mai lo è stato in passato, e ritengo che noi ci stiamo mettendo tantissima attenzione, tantissime risorse. La reputazione per un'azienda, io amo dire che se non te la fai, te la fanno. E quindi è fondamentale crearsi una buona reputazione fondata su verità assolute. Mi è stato chiesto, perché questo sarebbe stato parte anche dell'intervento del dottor Barisoni, di condividere con voi, io sono direttore marketing di Banca Mediolanum, una visione anche un po' d'insieme del contesto nel quale il convegno si va a collocare. Per cui ho cercato di confezionare per voi una presentazione, quindi userò tutti i miei minuti per questo monologo, in cui proverò a condividere con voi delle idee e cercherò anche in qualche maniera di provocarvi con le immagini, quindi non me ne vogliate. Qualche idea potrebbe non essere esattamente conforme a quello che voi credete, l'obiettivo è quello non di insegnarvi alcunché, bensì di provare a condividere qualche cosa con voi che è frutto chiaramente dell'esperienza mia, dei miei collaboratori e indirettamente dell'azienda. Per cui, nei minuti che stiamo assieme, se riuscite, provate anche a pensare un po' il contrario di quello che magari avete creduto fino ad ora. Pensare, condividerò con voi 7 idee, le scorrerò velocissimamente, poi nel momento di dibattito magari ci sarà l'occasione per approfondirne qualche d'una, e prima di entrare nel merito delle 7 idee volevo condividere con voi 2 idee, in realtà che sono proprio identiche a tutto il resto. Innanzitutto questa. Non so che consapevolezza voi abbiate di quanto le interconnessioni oggi siano necessarie, è stato ben presentato in apertura. E per chi io ho 5 figli, non so se qualcuno mi supera in questo, però vanno dai 5 ai 17 anni, non è un tema indifferente. Pensate che il più grosso competitor in questo momento della Piaggio, mi diceva un mio collega che è direttore marketing della Piaggio, sapete qual è? Non riescono più a vendere scooter, sapete perché? Sapete chi è il competitor? I mezzi pubblici. Sembra un paradosso, perché i mezzi pubblici hanno la connessione e i ragazzi aggiungono stare sempre connessi. Secondo elemento, i luoghi digitali non sono luoghi virtuali. È una confusione che spesso le persone fanno, non c'è il contatto, non c'è la relazione, oppure c'è una relazione che chissà in che cosa si trasformerà. Pensate che oggi negli Stati Uniti un matrimonio su 8 è fatto su persone che si sono conosciute sul web. E che la prima causa di separazione in UK e negli Stati Uniti sono un cattivo utilizzo che uno dei due membri della coppia fa del web, o dei cellulari, o di tutto ciò che è una comunicazione digitale. Sul web ci sono un sacco di persone che fingono di essere altri e un sacco di persone che non si vergognano di essere ciò che sono. Al di là che poi questo possa sembrare una stranezza o meno, ma anche questo è un dato interessante rispetto a come le persone oggi si manifestano. Prima idea, la reputazione me l'ha insegnata una persona in questa sala, o te la fai o te la fanno. Quindi un'azienda non si può esimere da prendersi cura di. Il fatto che ci si prenda cura di non significa che si sia capaci di farlo. Ma in ogni caso il tema è centrale, e se oggi ci sono convegni come questo è perché credo che questo dato sia assodato. Questo è un esempio interessante, Paris Hilton, quando è morto Mandela, sembra che fece questo tweet. Parlate tutti in inglese, non c'è bisogno che ve lo traduca. Non era un suo tweet, ma siccome il presidente probabilmente non si esime durante l'anno di manifestarsi in un certo modo che viene connotato in una certa maniera, gli hanno fatto un tweet che l'ha poi indotta, cioè costretta, per la propria reputazione aziendale, l'azienda di se stessa, a in qualche modo a sbugiardare quella falsità e a raccontarne un'altra. Anche il presidente degli Stati Uniti, incurante della vicinanza di sua moglie, è stato fotografato vicino alla presidentessa, se non ricordo male, della Finlandia o dell'Islanda, e dopo qualche istante ha dovuto cambiare posto, e tutto il mondo ha preso atto che anche alla Casa Bianca, come a casa mia, non comando io, ma comanda mia moglie. Guardate le facce di Michelle e guardate lo spostamento della seggiola, e questa cosa è andata in tutto il mondo. Non vorrei che si confondesse il sorriso poi con la sostanza di questa sequenza fotografica. Quindi la reputazione o te la fai o te la fanno. Seconda idea,
Si parla tantissimo di sharing economy, ci sono case aziendali incredibili, Airbnb uno su tutti, Lending Club in America sul prestito peer-to-peer fra privati, che stanno incarnando, facendo un sacco di soldi, interpretando al meglio il concetto di sharing economy. Ma la sharing economy, per quanto mi riguarda, è sempre esistita. La prima community è nata attorno al fuoco, sono nate le prime comunità, paura delle belve, cucinare il cibo, paura del buio. Poi sono nate le seconde comunità, grazie alla seconda grande invenzione che è stata la ruota, le comunità si sono spostate, è nata la religione, è nata la filosofia, è nato il commercio, è nata la scienza, è nata la legge. E adesso siamo di fronte a un'epoca incredibile che è quella della terza grande scoperta dell'umanità, non invenzione, scoperta, dove siamo tutti, 7 miliardi di persone interconnesse. Quando c'era il fuoco, il raggio di spostamento delle comunità era di pochi chilometri, quando c'è stata la ruota comunque di pochi chilometri, non si spostavano in tanti, non erano tutti così coraggiosi. Adesso 7 miliardi di persone sono potenzialmente interconnettibili una con l'altra. Ero recentemente in Silicon Valley, Google e Facebook hanno sostanzialmente un unico grande obiettivo, portare la rete ovunque, perché dove c'è rete c'è connessione c'è business, per cui oggi il loro vero business è portare la rete. Per cui il contesto digitale che ha reso possibile dove la rete arriva è l'unico vero ambiente dove accadranno le cose domani. Sempre appartenente alla seconda idea, ciò che semini torna. Nel web questo è chiarissimo, non scompare nulla. Ciò che semini torna. Per le aziende questa cosa è di una centralità assoluta. Quando sbagli ti torna indietro con gli interessi e la voce di chiunque vale come la voce di chiunque all'interno dell'organizzazione. Non è chiaro alle aziende, perché chi è un decision maker in azienda oggi non ha gli stessi processi neurologici, io studio la neuroscienza da 15 anni, che hanno gli utenti del web. Vostro figlio, vostro nipote interagisce con il web in una maniera diversa dalla quale voi interagite. Sono passaggi scientifici, chimici, biologici. Noi cerchiamo una notizia sul giornale ancora, certamente nostro nonno fa così, nostro figlio, nostro nipote, no. Va a cercare la soluzione a problemi in luoghi dove noi non pensiamo che le soluzioni vi siano. E che voi facciate B2B o B2C, oggi bisogna pensarsi comunque interconnessi col mondo in tempo reale. Non è un pensiero, per quanto ovvio, altrettanto ovvio nei processi aziendali. Se pensate alle banche, tante le indagini di mercato, io mi occupo anche di fare ricerca, la percezione che il mondo ha di tutto ciò che non funziona sul pianeta, povertà, guerre, fame, è dovuto al fatto che le persone soffrono perché sono governate da politici incapaci, che fanno gli interessi delle corporazioni e che fanno gli interessi delle banche. È una questione per chi lavora una banca centrale, perché questo è l'immaginario delle persone. E fino a qualche anno fa non era così evidente, ma dal caso di Lehman si è rotto un velo. Le persone non ci credono più. Prima non era pensabile. Posti in banca, soldi in banca, certezza assoluta. Non era in discussione l'aspetto reputazionale. Oggi Lehman ha tradito una promessa e ne è andato a discapito di tutto il settore. E vale per qualunque settore per proprietà transitiva. Si è quindi rotta quella che era la relazione sulla quale, ad esempio, il settore bancario ha sempre fondato la sua capacità commerciale. E ciò che trascuri diventa di qualcun altro, che nasce in una nuova epoca e sbaglia meno, perché è appartenente in maniera nativa a quell'epoca. Però è uno spazio per creare nuovi riferimenti. Quindi di che cosa si tratta? Per quanto mi riguarda, il mio pensiero che condividere con voi, idea 2 è solo trust e sharing. Solo fiducia e capacità di condividere. La reputazione, adesso passiamo alla definizione che verrà certamente detta, per quanto ci riguarda è sostanzialmente ascolto. Bisogna dotarsi di strumenti per ascoltare. Che cosa facciamo noi? Noi ad esempio abbiamo ascoltato dal 2011 ad oggi oltre 120.000 contenuti che ci riguardano e che ci riguardano sostanzialmente su 4 indicatori. Il nostro marchio, come si parla dei nomi e cognomi dei capi della nostra azienda e della prima linea manageriale, dei nostri prodotti e della rete di vendita. E poi che cosa abbiamo fatto? Oltre 24.000 contenuti moderati sulle properties del brand, cioè si entra in relazione col web, non ci si può esimere dal farlo. Terza idea, al 2030
viene detto da chi fa indagini a medio e lungo termine, che ci saranno quattro grandi indicatori di cambiamento nella relazione domanda-offerta e comunque in tutti i contesti. Domanda-offerta è anche politica cittadini, genitori-figli, scuola-studenti, non è necessariamente il mercato. Gli indicatori saranno la demografia, la tecnologia, l'ambiente e la gente sarà estremamente sensibile a etica, valori e comportamenti. Questi quattro driver ridisegneranno completamente il pianeta. Questo tema è un tema centralissimo che riguarderà il settore del business in maniera diretta. Qua non sono le onlus, qua è cosa sei veramente, perché da domani ciò che tu sei sarà noto a tutti. Quindi, quarta idea, qualunque cosa tu pensi di essere come azienda, sappi che tu sei solo ciò che esce al tuo nome in questa buca. Finito. Non c'è altro. Qualunque cosa tu pensi di essere, tu sei solo quello, ahimè, che esce a quella buca. Digita il tuo nome e cognome, digita quello dei tuoi manager, digita quello della tua azienda, ciò che esce alle prime tre pagine è la verità per il mondo. Chi è questo? Chi è? No. Questo è Clark Kent. E tu lo sai, eppure se ti chiedo chi è, tu mi rispondi Superman. Non si può più nascondere nulla. È noto tutto a tutti. E se hai anche un buon legale, vuole sapere pure qualcosa che non è notissimo, sappi che è accessibilissima qualunque informazione su di te. Trasparenza, tema centrale. Le aziende si devono immaginare come se fossero dei palazzi di cristallo. La moneta del futuro è stato detto che sarà la reputazione, l'ha detto Time, l'ha detto questa notissima economista, che ha proprio definito la reputation, il trust, una moneta del futuro. A parità di curriculum, gli headhunter domani cercheranno informazioni reputazionali sulla persona che sta concorrendo per un posto di lavoro. È già attualità. Parlandovi di marketing, questo è il processo da qui. Conoscete lo zero moment of truth come concetto? Questo è come funzionava il processo d'acquisto fino a pochi mesi fa. Io facevo pubblicità come direttore marketing, si chiamava Stimolo, il cliente comprava, primo momento di verità perché era convinto dalla pubblicità, poi provava il prodotto e verificava se la promessa dello stimolo era stata mantenuta. Metto gli abiti, mi sento più cool. Mangio quel prodotto, mi sento più sano, eccetera, eccetera. Si è inserito questo momento, lo chiamo il momento di verità zero. Noi spendiamo soldi in comunicazione? Prima che la gente acquisti, si mette lei in ascolto e lo fa sul web. Digita quella buca, quel nome che tu hai promosso in televisione per milioni di euro di investimenti pubblicitari e legge ciò che esce come la verità. Conoscete l'indicatore clout? Clout è l'indicatore che dice quanto le persone sul web siano influenti. Se tu sbagli con un cliente che ha un indicatore clout molto alto, ti succede quello che ti sto per far vedere. Uno dei più grandi produttori di lucchetti al mondo è stato sbugiardato da un ragazzo con un clout molto alto che ha aperto il lucchetto con una Bic. Poi ha fatto un bel video e l'ha postato sul web. Hanno dovuto cambiare tutti i lucchetti. Guardate il costo che ha dovuto subire quell'azienda. Conoscete Dave Carroll? Dave Carroll un giorno ha preso un aereo della United Airlines. Gli hanno rotto. Cos'è che puoi rompere uno che suona la chitarra per farlo rompergli la chitarra? Avete idea di come imbarchi le nostre valigie negli aeroporti? Pensate con una chitarra, perfetto. A Del Caro hanno rotto la chitarra. Cantante folk seminoto. È tornato a casa. Ha fatto un dedalo per avere il rimborso e tutto. Non l'ha risolto. È tornato a casa, ha fatto questo video, andatelo a vedere sul web. L'ha postato su YouTube. 1500 euro di produzione cinematografica fatta con degli amici. Avete visto, era una produzione molto povera. Guardate cosa è successo. 150.000 visualizzazioni in un solo giorno. Oltre 500.000 di visite al 9 luglio, 5 milioni per la metà di agosto, 10 milioni a febbraio, 13 milioni e mezzo a settembre. Sapete cosa devo fare io per far vedere un video di Banca Mediolanum a 13 milioni e mezzo?
cioè, mi ricoprirebbero d'oro, credo che qualche mio collega converrebbe. Danno per la United Airlines in 4 giorni. 2 impiegati che caricano le valigie. Video postato sul web, produzione 1.500-2.000 dollari, valore in borsa crollato. Non si scherza più. Il 96% dei contenuti sui social network, su Facebook in particolare, è postato da persone. Noi siamo aziende, una capacità di respingere questo flusso insostenibile. Ma se tu fai una buona comunicazione, il web ti aiuta. Queste sono 2 campagne pazzesche di Coca-Cola contro Pepsi, assolutamente politicamente scorrette, che io non potrei fare come direttore marketing perché non sarebbe fair, ma che se fatte dal web hanno un valore enorme, perché sono, dal punto di vista del marketing, ben fatte. Punto. Al di là del rebus della prima, che credo che riusciate a fare, si può dire, fra avvocati, spero sì. Quindi, investite in condivisione. Quinta e terz'ultima idea, every company is a media company. Oggi, every human being is a media company. In azienda, qualunque collaboratore, dipendente o no che sia, è un mezzo di comunicazione dell'azienda. Questa è una responsabile PR di una delle più importanti corporations americane. Un giorno si è imbarcata per il Sudafrica e ha fatto un tweet, meno di 140 caratteri, e ha fatto questo tweet. Si è scatenato l'inferno sul web, è atterrata, l'hanno chiamata da New York e gli hanno detto 3 parole, you are, anche Obama aveva ritwittato, Michelle Obama, il governo sudafricano, le associazioni che combattono per la lotta all'AIDS, le associazioni antirazziali, 140 lettere. Questo signore si è messo le patatine nel naso. Doritos, un impiegato che frigge le patatine. Cosa fanno i vostri collaboratori tutto il giorno in ufficio? L'ignoranza è una scelta. Per quanto ci riguarda, noi stiamo formando persone all'utilizzo dei social network, le persone non sanno usare i social network, gli adolescenti non sanno usare i social network, nessuno sa usare i social network, perché è materia nuovissima. Andate in Facebook, andate in Google, se avete la fortuna che ho avuto io, e capirete quanto non sappiamo di ciò che quei signori fanno per far funzionare quelle cose. Un'altra cosa che ho imparato è che sul web, quando un prodotto è gratis, tu sei il prodotto. Pensi che Google, cioè, ci offra tutto quel servizio gratis? Facebook ci mette in contatto con chiunque gratis? Sesta e penultima idea. If you wanna go social, be social. Non credo a nessuno che in un'azienda si occupa direttamente o indirettamente di web se non vive attivamente in prima persona il web. Non c'è speranza. E non è come essere a capo di una catena di montaggio senza aver fatto mai l'operaio. È molto peggio, perché sbagli 140 lettere a rispondere a un cliente che ha un indicatore cloud, il cloud che tu non sai neanche cosa sia magari, sei rovinato per 100 e passa milioni di dollari. I responsabili di queste materie devono essere attivamente, privatamente, secondo me, attivi sul web. Erdogan, e concludo, presidente della Turchia, ha fatto una bella manifestazione in piazza, è arrivata meno gente di quello che probabilmente lui sperava che arrivasse, e ha fatto un po' di cut and paste delle fotografie, no? Nei cerchietti vedete questo, che è uguale a questo, che è uguale a questo. Questo che è uguale a questo. Se non sai usare il web e hai gente che lavora per te che non sa usare il web, tu o non usi il web o non fai il presidente della Turchia. Papa Ratzinger, quando hanno aperto l'account di Twitter, erano convinti di fare un po' di divulgazione religiosa? Inferno. Pedofilia, IOR. Questo signore non sa usare il web, mi scusino le signore presenti in sala, perché non sa nemmeno che sua figlia potrebbe essere collegata e leggere ciò che lui posta. E se è un collaboratore di qualche azienda, non è bello, no? Perché siamo tutti un po' moralisti. Questo gli dice, papà, perché lui stava commentando con un suo amico un'immagine. Ultima idea, questi sono i vostri peggiori nemici.
parlo a chi lavora in azienda, sono queste persone, bambini nati in questa fascia d'età, processi neurologici completamente diversi, indice di distruzione delle aziende, dei millennials che hanno nuove abitudini di consumo e di condivisione, questo. Banking, il più distrutto. Questi bambini hanno processi neurologici diversi dai nostri. Far incontrare domanda e offerta è un mondo completamente nuovo. Anche i legali sono un mondo completamente nuovo. Perché c'è una rivoluzione in corso. È cambiato il senso di marcia nelle strade, qua è Stoccolma nel 67, ed è accaduto quello che succede a noi quando arriviamo a Londra e usciamo dall'aeroporto e attraversiamo la strada. Facciamo così e le macchine arrivano di là. È un processo neurologico. Il nemico può arrivare da qualunque parte. World Marketing Summit a Tokyo, e concludo, dove ho avuto la fortuna di essere relatore, una frase è ricorsa su tutte: se tra 5 anni sei ancora nel business dove sei adesso, tu sei fuori dal business. Che significa? Se continuerai a interpretare il business nella maniera con la quale l'hai interpretato fino adesso, perché adesso c'è la differenza che c'è stata esattamente come quando c'è stata la ruota, come quando c'è stato il fuoco, non è un piccolo cambiamento. Molte aziende si troveranno fuori dal business, perché la battaglia è importante. Cosa puoi fare? Secondo me cose semplici. Innovare. E vi porto l'esempio peggiore in un contesto legale, per concludere. Innovare significa, dice l'etimologia della parola, alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove, cita il vocabolario. Questa è l'innovazione tecnologica che si è attivata negli ultimi mesi sul pianeta. C'è una curva esponenziale, si chiama tecnologia distruttiva. Se riuscite a leggere lì, io vedo male da lontano, vedete le capacità dei vari contesti sociali di approfittare della curva esponenziale che la tecnologia consente di raggiungere. Guardate i politici, assolutamente incapaci di, la società, le organizzazioni, il business, gente che ha difficoltà a capire i vantaggi, ma a capire anche i rischi, guardate chi lo utilizza al meglio. Sapete chi sono quei signori là? I criminali. L'anno scorso, 2014, il crimine sul web, cioè persone che usano questo ambiente nuovo con scopi molto chiari, regole di ingaggio chiarissime, è cubato $400 miliardi. Mentre tutti questi signori hanno difficoltà a capire come sfruttare, dove le regole sono chiare, non c'è nessuna difficoltà ad approfittare dell'opportunità. Anzi, la nostra ignoranza diventa per loro occasione di. Quindi, l'idea di ripensarsi, volevo condividerla, come un'idea proprio di assoluto atto legale di altissimo riferimento. Grazie. Grazie, dottor De Montigny, grazie a voi. Scusate per il ritardo, visto che ci occupiamo di reputazione aziendale, avrei qualcosa da dire sugli overbooking, ma sto zitto perché non sono ospiti in sala. Allora, per fortuna avevo già avuto modo di leggere il suo intervento e mi piaceva molto la parte che riguardava anche la sfida culturale che pone la reputazione aziendale. Lasciatemi dire due cose, visto che sono l'unico giornalista presente a questo tavolo, quindi nel doppio ruolo di chi ha e subisce un danno quando vi sono attacchi alla reputazione aziendale, ma dall'altro anche in chi crea la reputazione aziendale con la sua attività professionale. La differenza rispetto, come è molto chiaro a molti di voi, rispetto a 15 anni fa, e qui parlo per un minuto della mia categoria, è che noi eravamo, tra virgolette, gli unici depositari di chi riusciva a creare o a distruggere una reputazione aziendale, nel bene o nel male. La stampa aveva questo non come compito, ma come ricadute, come cotè, e l'ha avuto per decenni. Ora, è ovvio che non sentirete mai dalle mie parole nulla contro il giudizio che l'informazione dà di un soggetto che ha un ruolo pubblico, non perché sia un soggetto a partecipazione pubblica, ma perché anche un soggetto privato ha un ruolo di visibilità pubblica. E su questo voglio essere molto chiaro fin dall'inizio. Il primo elemento della reputazione aziendale sono le attività e le procedure che l'azienda stessa mette in opera.
Questo perché poi parliamo del resto, ma senza la sostanza è inutile poi attivare meccanismi di monitoraggio, che poi vedremo, di attenzione e anche di interazione, se non partiamo dal presupposto che la reputazione aziendale in primo luogo la crea l'azienda con comportamenti, assunzioni di responsabilità e assunzioni anche di procedure. Dov'è la differenza? E scusatemi, mi sento subito a gamba tesa nel tema, che una volta questo veniva mediato, bene o male non mi interessa, è una categoria che è quella che rappresento, per cui eventuali comportamenti giudicati scorretti, poco diciamo onorevoli, venivano riportati dalla stampa, delle volte anche per un interesse specifico della stampa, quindi a seconda anche della collocazione politica della stampa stessa, non voglio fare la demi-vierge in questo ambiente, però c'era un rapporto e un canale che non chiamo istituzionale, ma chiamo strutturato, sì. Voi sapevate che poteva esserci un attacco di carattere reputazionale, dico voi, per qualunque tipo di società rappresentiate, che arrivava da determinati organi di stampa, televisioni, radio o carta stampata, e c'erano dei meccanismi, non di monitoraggio, perché il monitoraggio era già fatto sostanzialmente quando usciva l'articolo, ma dei meccanismi di interazione per cui avevate a che fare con tipicamente il corpo redazionale, il capo redattore, il direttore e tutto un insieme anche di possibilità che la legge dà, poi arriveremo alla parte, nella seconda parte più di carattere economico-giuridico, la legge dava e obbliga tuttora noi a rispondere, per cui obbligo di rettifica nel caso di notizia imprecisa e tutti gli altri meccanismi che conoscete. Che cosa è cambiato? Beh, sembra banale dirlo, è cambiato il fatto che la pluralità di fonti informative non permette a voi e anche a noi quando siamo oggetto di attacchi reputazionali di capire esattamente con chi ho a che fare, che interazione devo mettere in atto e soprattutto che tipo di diritti ho, perché nel difendere la libertà di stampa non mi sfugge che esiste anche, oltre che il diritto di cronaca, il diritto all'onorabilità e alla non chiaramente querela di parte e quant'altro. Perché lo dico? Perché questo lo viviamo anche sulla nostra pelle, in questo caso nell'altro modo. Abbiamo alcuni programmi a Radio 24 che per loro natura diciamo, si espongono abbastanza al rischio di attacco da parte diciamo, del mondo dei social network. La zanzara, diciamo, ogni mattina mi sveglio e ho una querela. Allora, il problema è che la querela di parte, come danno reputazionale all'immagine dell'individuo o del soggetto giuridico, è uno strumento assolutamente percorribile, è molto contento lo studio Malavenda perché forniamo ampio margine di fatturato. Il problema è doppio dal nostro punto di vista. A, quando la querela di parte viene da parte di un soggetto in cui Radio 24 è stato strumento di offesa secondo soggetto, ma l'elemento dell'offesa o del danno reputazionale non appartiene più a noi. Qui invito poi per la seconda parte anche a riflettere. Noi abbiamo molti casi in cui eliminiamo i contenuti perché così ci è stato chiesto, ma i contenuti restano in rete. E allora a quel punto io all'authority ho una causa in corso con l'authority, rispondo che non abbiamo più quei contenuti in rete, un giornale una volta si limita a fare una rettifica, chiede venia, chiede scusa, però questi contenuti sono ancora veicolati dalla rete, io non controllo la rete, ma la responsabilità va a capo a me perché sono la fonte originaria, primo aspetto. Per cui, secondo aspetto, voi sapete meglio di me, che ribattere a ogni messaggio che viene veicolato dalla rete è praticamente impossibile. E bene ha fatto Oscar De Montigny a ricordare che qui il problema è di cambio culturale. La vorrei sentire ancora su questo per un minuto, per poi passare al dottor Cino e agli altri relatori, per capire all'interno di questo meccanismo culturale che lei citava, dell'ascolto attivo, di tutto il materiale che io ho avuto modo di vedere, e per fortuna, vista l'Italia in precedenza, e i 24.000 contenuti che vengono moderati, la moderazione è un elemento importantissimo, che cosa ancora non riuscite a fare? Cioè, all'interno di questo approccio, che cosa e dov'è la nota dolente nel riuscire a immaginare e a ridefinire, appunto con una nuova mentalità, con un nuovo approccio culturale, un monitoraggio e un rapporto, un'interazione con la rete che non sia solo, come è avvenuto molte volte nei gruppi e anche nei grandi gruppi, passivo. Cioè la rete ti attacca e tu a quel punto devi rispondere. È chiaro che a quel punto, non me lo devo spiegare io, stai già giocando sulla difensiva
e giocare sulla difensiva è molto molto duro, sappiamo benissimo che delle volte una smentita è una notizia data due volte. Prego, De Montigny. Spesso trovo che sia utile non rispondere. Innanzitutto trovo che sia utile non rispondere, non necessariamente perché non si voglia rispondere, ma perché sia utile osservare il reale potenziale di quanto è stato appena immesso nella rete, perché può esserci una frase che può generare, scatenare un dibattito, una frase che assolutamente resta lì e la rete ci insegna che poi le cose scrollano. E parla ancora al netto della veridicità o meno, perché poi alla fine ciò che è vero è semplicemente ciò che poi la condivisione produce, perché poi uno si collega e inizia a credere a tutte le tesi che sono condivise e controtesi. Noi abbiamo una difficoltà sostanziale che e da qui avevo evidenziato l'importanza dell'educazione. La cosa che noi non dobbiamo rischiare è di avere, ad esempio, noi abbiamo 4.300 promotori finanziari sul territorio che in qualche modo sono anche liberi imprenditori, quindi si sentono anche titolati a rappresentare l'azienda. Io devo poter contenere questa onda d'urto di persone che amerebbero fare la crociata e rispondere a qualunque tipo di interazione che incrociano sul web e dire la loro. Perché, e qui diventa una complessità di gestione della risorsa, come dicevo prima, non mi ricordo se era già entrato o meno, in realtà ogni collaboratore di un'azienda è un mezzo di comunicazione dell'azienda, nel bene o nel male, per cui se c'è una condivisione, noi abbiamo disegnato una netiquette in azienda che prevede chi possa dire cosa, quando, dove e soprattutto come, cioè abbiamo insegnato a parlare, ma sostanzialmente le questioni istituzionali ce le smazziamo noi con la parte di web marketing e tendiamo a rispondere a tutti, ma dopo che abbiamo preso atto di quanto e come si sia manifestata l'istanza del caso. Cerchiamo di non essere reattivi, ma interattivi. Detto questo, sembrerebbe contraddittorio, non me vogliate né così, io tendenzialmente vorrei rispondere sempre, perché anche una non risposta è una risposta, ma mi piace comunque lasciare un segno istituzionale di un nostro pensiero su qualunque argomento. La difficoltà più grossa per noi, come dicevo, è non dare voce necessariamente a tutti. Di contro è anche un potenziale inespresso molto forte, perché 4.300 voci certo all'interno della rete possono generare una rete d'ascolto ed un messaggio molto molto forte. Qui veniamo, a mio avviso, a un aspetto abbastanza delicato che vorrei trattare anche col dottor Cino, l'elemento dell'arma a doppio taglio, perché nel momento in cui De Montigny stava concludendo ha detto sì, magari anche un potenziale inespresso, diciamocelo tutto, il problema vero è che qui la rete è una grande opportunità ed è un grande rischio. Allora, tutte le volte che ti muovi, non è che tu ti possa muovere o nel terreno, diciamo, dell'opportunità o nel terreno del rischio, fosse così saremmo tutti contenti, ti muovi nei due terreni contemporaneamente. Perché lo dico? Perché poi ovviamente nel momento in cui critichiamo la rete per la sua capacità di fornire fonti non controllate che hanno un danno reputazionale, è la stessa rete che le grandi e anche le piccole aziende sfruttano nei messaggi virali, nel marketing virale, in tutto ciò che crea un'immagine positiva anche oltre la tua volontà e intenzione. Voi come Coca-Cola su questo avete una fortissima esposizione in rete e quindi capite bene che cosa vuol dire anche l'arma a doppio taglio. Faccio notare per inciso, così passo dalla teoria anche alla cronaca, che quanto diceva adesso di Montigny, e cioè che ogni dipendente è potenzialmente una fonte e veicolo di immagine per qualunque gruppo, lo ha scoperto molto bene, ahimè, il capo della polizia Pansa, e che attenzione, che se io vi avessi raccontato che il capo della polizia 15 anni fa andava a scrivere su uno dei principali quotidiani italiani una lettera di scuse perché un poliziotto aveva appeso un manifesto, a quel punto sarebbe stato un manifesto, un volantino, ma non era neanche immaginabile. Qui è bastato un post su Facebook, non sto parlando di una petizione, di un blog, di una... e un high like di un funzionario che a questo punto è stato anche sospeso. Per cui la velocità e il cambio culturale a cui faceva riferimento di Montigny poi non restano solo in quest'aula come approccio teorico, ma li vediamo tutti i giorni e Pansa ne sa qualcosa proprio in questi giorni. Ecco perché dico qualunque dipendente anche di un istituto come la Polizia di Stato che dovrebbe essere, diventa portatore di immagine per l'istituto stesso. Cosa vuol dire l'arma a doppio taglio e come reagite, Cino, in caso di informazioni? Qui ci avviciniamo anche a gruppi Coca-Cola, poi parleremo dell'Eni, che hanno
partivano già con delle resistenze, dei preconcetti nell'opinione pubblica, per cui non li ha creati la rete. La rete ha questo grande effetto di amplificatore di volano. Prego. Grazie. Beh, direi, è stato detto prima da chi mi ha preceduta, noi comunicatori stiamo in realtà imparando a usare questi mezzi. Tanto più che noi, è stato detto ugualmente dalla sontuosissima presentazione di chi mi ha preceduto, che almeno chi sta dall'altra parte del tavolo non è un nativo digitale e quindi non ha la mentalità che hanno invece coloro che in gran parte utilizzano questi strumenti. Cosa voglio dire? Che l'arma a doppio taglio dipende anche dal fatto che le aziende stanno imparando sulla loro pelle a gestire, a cogliere le opportunità, ma anche a gestire le tante criticità che il traffico, soprattutto sui social media, produce. Vi faccio due esempi, due video che negli ultimi anni hanno spopolato in rete. Il primo video, forse qualcuno di voi l'ha visto, ha avuto più di 1 milione di visualizzazioni, è il video che vede una Mentos così nella Coca-Cola e la Mentos esplode. Ed esplode a causa di fenomeni chimici legati ai due prodotti completamente diversi. Questo è un... Lamentos. No, non è colpa, è colpa dell'abbinamento di sostanze diverse, diciamo incompatibili, diciamo così. Questo video è stato un video ovviamente che ha avuto un grande indice di popolarità, potete immaginare, e ha avuto un grandissimo traffico. Su questo noi non abbiamo deciso di intervenire in alcun modo. Non abbiamo deciso di intervenire per due motivi. Il primo perché era difficile trovare, siccome non ci sono elementi razionali con cui spiegare una cosa del genere, e siccome la comunicazione dovrebbe essere di tipo emozionale, in questo caso quando la comunicazione si basa su motivi emozionali, l'azienda perde a prescindere. E quindi abbiamo deciso di non intervenire se non monitorare il livello di traffico e il tipo di dibattito. Negli stessi mesi, fino a 6 mesi fa, circolava un video particolare, nato come uno scherzo, almeno tenendo conto della buona fede di chi l'ha messo, era un video che faceva vedere come fosse possibile introdurre una sostanza colorante dentro la bottiglia di Coca-Cola, di PET, senza aprire la confezione. E quindi si creavano delle Coca-Cola gialle, verdi, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso invece Coca-Cola è stata costretta a intervenire, perché voi capite bene che in mano a un malintenzionato si può introdurre di tutto allora in una bottiglia di Coca-Cola, quindi questo tipo di messaggio che nasceva da un atto goliardico, diciamo così, non poteva essere non gestito dall'azienda, ma affrontato. Dal punto di vista legale certamente, abbiamo chiesto e ottenuto il blocco del video, ma anche come una comunicazione ad hoc, perché questo tipo di video metteva in pericolo non solo e non tanto la reputazione, quanto la fiducia nel prodotto e nel packaging. Okay? Ecco, che cosa determina però la scelta di intervenire o non intervenire? Nel senso che una volta, prima di internet e dei social network, insomma, la scuola di Chicago e McLuhan dicevano che la non comunicazione è comunicazione negativa, per cui il mantra era comunque rispondi di qualcosa, piuttosto fai overloading informativo, riempi i canali della risposta contraria, per cui a un certo momento si creerà una saturazione nell'ascoltatore, nel lettore o nel telespettatore, per cui il tema andrà a scemare per sua natura. Cioè c'era un insieme di meccanismi, ma l'ultimo, o quello sempre escluso, era la non risposta. E mi sembra che la percezione cambi quando si ha a che fare con il web, perché la non risposta rischia di generare paradossalmente altro traffico, che è una bestemmia dal punto di vista della comunicazione tradizionale, ma vorrei capire se invece è un elemento molto più prosaico e abituale quando vi confrontate con la rete. Anch'io sostengo che la non comunicazione è comunicazione negativa, quindi per me il riflesso condizionato, data la mia professione, è quella di comunicare. Purtroppo non sempre è possibile, anche per motivi molto pratici. Vi faccio un esempio. Coca-Cola ha 90 milioni di fan sulla propria pagina di Facebook. In Italia sono 2 milioni e 400 mila soltanto su Facebook, fan Coca-Cola. Su YouTube circolano migliaia di video che hanno Coca-Cola, prodotti Coca-Cola come protagonisti. Cioè, la gestione di questo traffico è complesso, anche per una società strutturata
e pervasiva come Coca-Cola. Noi siamo presenti in 207 paesi, 208 adesso con l'arrivo di Cuba appena fresco fresco, diciamo. E questo presenta delle opportunità per noi, evidentemente, ma un'enorme complessità, perché il tema della privacy si accoppia al tema della comunicazione, per esempio, interculturale. Cioè, un altro nostro problema fondamentale, al di là della tutela della privacy dei nostri profili, è quella di stare molto attenti a comunicare in diversi paesi, perché poi questi paesi non sono più compartimenti stagni che comunicano al proprio interno, ma hanno delle interrelazioni. E purtroppo, anzi per fortuna, data la grande diversità di culture, tradizioni, eccetera, questo significa che se un'azienda come la nostra o analoga alla nostra non sta molto attenta nella comunicazione interculturale, soprattutto sul web, questo ha delle ricadute spaventose in termini reputazionali, ma poi anche in termini di business, vorrei dire, molto chiaramente, molto praticamente. C'è un altro strumento, visto che parliamo anche di nuovi strumenti, che a mio avviso più proattivo e quindi non si limita a rispondere e reagire una volta che tu vieni attaccato o la tua immagine aziendale viene danneggiata, che è quello sostanzialmente che voi chiamate degli influencer, cioè di chi ha un ruolo nel network, nel sistema tale per cui è molto seguito. Twitter è un esempio chiarissimo, ma non esiste solo Twitter. Prima di arrivare a questo, che mi interessa, però vorrei capire, però nella vicenda che raccontava della Mentos, cioè, perché avete deciso, cioè, qual è l'elemento che vi ha detto no, non comunichiamo, non rispondiamo? Perché il tipo di dibattito era un tipo di dibattito che è diventato un dibattito più folcloristico che di contenuti pericolosi per la reputazione di Coca-Cola. Diventava una sorta di catena di Sant'Antonio abbastanza innocua in termini di reale incisività sul nostro prodotto, sulla nostra reputazione. A quel punto, per noi andare a rispondere, andare a correggere, sarebbe stato probabilmente controproducente rispetto al tipo di messaggio che quello specifico video dava. In altri casi no. Adesso, per esempio, una cosa attualissima, l'ho inserito anche nella mia slide, il tema sulla nostra presenza in Expo. La presenza di Coca-Cola in Expo è stata ed è al centro di dibattito, anche e soprattutto sui social media. Bene, su questo fronte invece Coca-Cola sta rispondendo, sta comunicando in parallelo a partire dal mondo dei social. Quindi perché? Ma perché il tema ha a che fare assolutamente col posizionamento che Coca-Cola vuole avere all'interno di Expo, e tale posizionamento si specchia sul miglioramento o meno della propria reputazione. Per esempio, qui ho fatto vedere alcuni dei tanti messaggi che sono comparsi, che stanno comparendo sui social. Noi cosa stiamo facendo? Dico stiamo perché ovviamente il dibattito è in corso. Stiamo intervenendo a volte, perché noi abbiamo un meccanismo per cui interveniamo una volta deciso direttamente nella discussione. Quindi noi abbiamo degli account Coca-Cola ufficiali che entrano nella discussione, là dove riteniamo che la discussione sia, voglio dire, sia insomma abbastanza pacata e non estrema, dato che ci sia contrapposizione di punti di vista ma possibilità di dialogare, entriamo come Coca-Cola, con un account Coca-Cola, entriamo nella discussione e partecipiamo, offriamo il punto di vista nostro. In parallelo a questo c'è una comunicazione indipendente Coca-Cola sulle motivazioni per cui l'azienda ha deciso di essere presente in maniera molto robusta nell'ambito di Expo. Quindi su due piani, la risposta e poi, come diceva lei prima, la proattività, cioè il dovere anche nel parallelo esprimere il proprio punto di vista in maniera molto più proattivo rispetto a una semplice risposta. Però questo pone anche un tema. Noi abbiamo fatto una ricerca, ovviamente noi monitoriamo l'opinione degli italiani su tante questioni e ovviamente Expo per noi è un tema rilevante. Qui c'è anche il tema perché non è stato ancora detto finora, il tema della percezione. Nel senso che sulla base del nostro sondaggio, che è di metà aprile, dai nostri risultati danno che il 70% degli italiani è favorevole o neutrale nei confronti di una presenza di Coca-Cola in Expo. I negativi, cioè coloro che vedono non appropriata la partecipazione di Coca-Cola Expo, non raggiunge il 7%. Allora, cosa voglio dire?
che questo in termini di percezione non si vede, non si nota invece dal tipo di dibattito che esiste sui social media. Esatto. E non è una novità, vuol dire, non è un esempio questo, ma questo richiede da parte dell'azienda una strategia appropriata che possa colmare il gap che c'è tra la percezione e il reale. Vorrei chiudere con lei sulla parte di influencer engagement, fermo restando che i numeri poi sono importanti, contano anche per la rete, troppe volte lo siamo dimenticati anche in chiave politica, non voglio fare nessun riferimento specifico, ma c'è un movimento, che è il Movimento 5 Stelle, che basa parte della sua selezione dei candidati sulla rete. Noi più volte abbiamo obiettato, non che fosse sbagliato il metodo, ci mancherebbe, ma che i numeri che la rete produceva erano numeri obiettivamente risibili. Se io avessi fatto lo stesso tipo di selezione per le primarie con le classiche schede, avessi ottenuto 5.000, 10.000 votanti, sarei stato sbeffeggiato da tutto il paese. Allora, vediamo di capirci, perché la rete è bellissima, ma non è che la rete può far tutto e la rete si perdona tutto, mentre se tu poi fai le primarie normali con la fatica dei militanti, lì vieni massacrato se c'è la possibilità di votare 2-3 volte, che è pure vera, ma a fronte di una rete incontrollata, a terra di nessuno, in cui 5.000 voti da una parte la dico lunga su 3.000, mi sembra che stiamo usando un po' due pesi, due misure da questo punto di vista. Comunque, chiudiamo sulla parte dell'influencer engagement. Io, in maniera un po' cinica, posso anche immaginare che un po' come le società di informatica assunsero gli hacker negli anni passati per capire dove il sistema era fallace, uno possa anche prendere, se tutto fatto in trasparenza non ci vedo nulla di male, e sviluppare dei rapporti con chi sa avere una grossa, diciamo, capacità di credibilità e anche virale sulla rete, che non vuol dire mettere in atto pratiche diciamo, né illegali né ombrose, ma semplicemente dire, bene, tu sei una persona di riferimento, accade in tantissimi settori, nel mondo del vino ci sono alcuni blogger che determinano il successo o l'insuccesso di aziende e sono dei blogger. Ecco, come riuscite a contattarli e che tipo di rapporto instaurate? Beh, dipende, allora, innanzitutto è una pratica corrente, diffusa, che la maggior parte delle aziende che operano online fanno, quindi è qualcosa di assolutamente evidente e trasparente. Beh, dipende dal progetto e dal tipo di motivazione che sta un po' alla base dell'attività di stakeholder engagement. Voglio dire, una cosa è il lancio di un prodotto, di una campagna, per esempio, la campagna che noi abbiamo lanciato 2 anni fa, molti di voi ricorderanno, di personalizzazione di Coca-Cola, è stata preceduta da una campagna teaser che è stata imperniata esclusivamente sulla mobilitazione online di key influencers. Ma l'abbiamo fatta in maniera del tutto gratuita, nel senso che noi ci siamo basati sullo smisurato ego di molti influencers. Noi abbiamo semplicemente inviato lo racconto perché è un caso che è diventato scuola. Abbiamo inviato una cuvette con delle bottiglie personalizzate molti mesi prima della partenza della campagna, puntando sul senso di protagonismo dei soggetti, che in maniera del tutto spontanea, in misura con una redemption del 60%, hanno autonomamente postato sui loro media il loro nome, il loro prodotto e il prodotto Coca-Cola. Bottiglietta con il loro nome. E questo ha fatto sì che si creasse un movimento che è diventato un po' una valanga. E questo è stato fatto in maniera quasi artigianale. Ci sono altri casi in cui invece gli stakeholder vengono, o influencer vengono coinvolti in un piano di comunicazione molto strutturato, in cui c'è un'attività ben precisa. Per esempio, noi stiamo lanciando il nuovo sito web aziendale, Journey, che in realtà è un web. Voi li pagate per attività di consulenza, chiedo? Sì, certo, assolutamente. No, non lo dico in maniera così perplessa, cioè, no, non sono perplesso. Quindi c'è un rapporto che si istituzionalizza, non è semplicemente un'attività di marketing, ci può essere anche un rapporto che si istituzionalizza con determinati soggetti che voi ritenete avere una grossa influenza, certo, nella rete. Assolutamente. E avere anche una affidabilità nel giudizio, immagino. Assolutamente. Bene, questo mi interessa molto per capire anche le risposte possibili. Una chiosa sul rapporto con l'Expo. A mio avviso nessuno avrebbe polemizzato, o pochi avrebbero polemizzato per la presenza di Coca-Cola all'Expo, se non vi fosse stato l'accordo con McDonald's. E cioè c'è un elemento, adesso non è che voglio dare prima la colpa a Mentos e poi a McDonald's, però
È chiaro che c'è un effetto trascinamento in cui si viene anche inseriti come un mainstream, e questo mi risulterà utile dopo quando parleremo con Eni e con altri soggetti, perché c'è un effetto trascinamento che va al di là della spontaneità della rete, del fatto che uno faccia una sua valutazione. Parliamoci chiaro, la rete mette in evidenza anche dei preconcetti che noi, con cui noi ci scontriamo tutti i giorni, dal punto di vista giornalistico, che poi la rete chiaramente riflette. Prima di arrivare a questo, vorrei passare a Ettore Di Stefano per un motivo molto semplice. Lei, operando in un campo come quello che una volta si chiamava dell'industria culturale, non so se si può usare, tutt'oggi si chiama così, no? Se mi ricordo ancora bene Moren, è un campo in cui l'elemento, diciamo, di corporate identity, quindi di mantenimento dell'identità aziendale in maniera stretta, rigorosa, come è giusto che faccia Coca-Cola, Mediolanum, Meni, cioè hanno delle linee guida e su queste vogliono che venga rispettata l'immagine che loro sentono di avere, che vogliono proiettare, è un po' più labile, nel senso che proprio come industria culturale, la Mondadori ha sicuramente la sua linea, ma ha anche tanti soggetti al suo interno, portatori di diversità per forza, altrimenti non sareste Mondadori, e fare in modo che in chi produce cultura di carattere editoriale in primo luogo, ma non solo, ci sia il rispetto di un'identità aziendale diventa molto difficile, dal libro che può piacere o no, e che comunque a voi può interessare che faccia notizia anche come critica negativa perché se ne parla. È difficile dire no, attenzione, noi non accettiamo un certo tipo di commenti sulla rete quando hai a che fare con il mondo dove, diciamo, la libertà di espressione dovrebbe essere un atto apodittico prima ancora che una reazione della società. Come fate e come vi comportate a questo riguardo? Sì, sicuramente il tema dei temi per noi, per Mondadori, è l'elemento fondamentale. Tema riguarda la possibilità di far coesistere l'identità istituzionale con la molteplicità reputazionale, data da quelli che sono prodotti, ma vanno al di là dell'aspetto prodotto. Siamo ancora, in poca mi piace crederlo, di forte identità e crescita culturale. In Mondadori abbiamo esempi che sono di diversificazione estrema rispetto alla pluralità culturale. Abbiamo testate giornalistiche con taglio completamente differente. Pensate a Chi, una rivista di gossip, e pensate al Mio Papa. Pensate a quello che produce nel settore librario un volume come Gomorra, Saviano, e che cosa scatena dietro, oppure per un caso più recente il libro di Giordano Pescecani e la polemica, non so se avete seguito, con Ferrero. Allora, tutto ciò pone sicuramente un'attenzione, io sono un legale d'azienda, ma che non può risolversi assolutamente sotto un aspetto e una tematica legale. Diceva prima Di Montigny, che ci ha preceduto, che noi dobbiamo vivere e dobbiamo essere società che vivono in un palazzo di cristallo. Noi viviamo in un palazzo di cristallo trasparente, la trasparenza è fondamentale, facciamo comunicazione e la capacità è tutta lì, la capacità di integrazione, ad esempio per quello che riguarda la nostra realtà, di far coesistere quell'anima, quelle pulsioni talvolta che portano noi legali, avvocati, alla voglia di rispondere con la diffida, con un attacco, con una replica, la sensibilità, la percezione invece dei nostri colleghi della comunicazione e interagire insieme per salvaguardare quella molteplicità culturale che dicevamo reputazionale. Questo riguarda quindi per noi una platea che va al di là, mi rilascio l'intervento di prima, di quello che sono i dipendenti e l'utilizzo dei dipendenti nei social network. Sicuramente leggevo in questi giorni, ed è pubblico, la stampa, l'educazione aziendale e quello che ha dato come linee guida in relazione al decalogo e l'uso dei social media per i giornalisti. Noi ci confrontiamo con giornalisti, con autori completamente diversi, che sicuramente devono essere poi portatori di quelle che rispetto alla normativa, c'è il codice etico aziendale, ma il pluralismo culturale diventa un elemento assolutamente imprescindibile. Quindi la difficoltà oggi diventa anche quella di disegnare l'identità aziendale, perché non è una categoria statica ed è anche una categoria in divenire, perché la stessa sensibilità culturale ovviamente cambia nel tempo. E questo pone una serie di atteggiamenti che sono la giusta valutazione nel quando intervenire e come non intervenire, dicevamo prima,
mi fa due esempi, di un po' come ha fatto Coca-Cola, di quando non siete intervenuti, pur essendoci gli estremi per intervenire. Sì, allora, quando invece siete intervenuti, motivando anche le due diverse scelte. Grazie. Facciamo un esempio. Questo è un esempio abbastanza simpatico. A destra c'è un marchio abbastanza noto, Estyle, un marchio che ha fatto di quel simbolo la chiave del proprio successo imprenditoriale. A sinistra c'è una felpa venduta in un sito di e-commerce che invece utilizza lo stesso logo, lo stesso marchio, storpiando il nome Mondadori. Ovviamente con un'allusione che anche mia figlia di 10 anni ha colto e ha capito. Quello che mia figlia stessa non ha colto e ha capito è che lo stesso logo, la stessa immagine... È la figlia però. Ma 10 anni stavamo dicendo prima che l'utilizzo degli strumenti rende una consapevolezza e una conoscenza ben diversa di quella dei nostri tempi. La felpa di Rocco Siffredi. La felpa di Rocco Siffredi. Ecco, siamo intervenuti in questo caso, perché qui c'è un tema di brand, identity e istituzionale. Non era un tema di pluralismo culturale. E tra l'altro è paradossale come pensare che talvolta gli stessi soggetti che mettono in atto queste iniziative non si rendano conto di quello che fanno. Nel caso specifico abbiamo acquistato, senza neanche tanto falso, sotto falso nome, il prodotto stesso, facendocelo consegnare alla sede della Mondadori. È stato molto semplice poi intervenire con una diffida e circoscrivere il prodotto, la diffusione, per evitare quello che per noi non poteva essere, come per Estyle stato, una linea di sviluppo di brand, ovviamente. E ci sono altre situazioni che invece pongono a profilo delicato e di coerenza sull'intervento. Allora, quando intervenire, secondo me, e a volte è anche sintomatico di una coerenza aziendale. Anobi è un luogo in internet in cui la comunità di lettori di libri può scambiarsi informazioni. Può scambiarsi informazioni, non ebook piratati. Cosa succede? Che in una comunità, in una discussione, in un gruppo anche molto molto corposo di 5.000 membri, iniziano a circolare una serie di ebook che sono messi online illegalmente, tra l'altro neanche della Mondadori. Aziendalmente non si pone neanche il problema. È vero che l'intervento è scomodo e talvolta non è neanche percepito, perché secondo parte dei membri si poteva trattare di uno scambio come si scambia i libri tra amici. In realtà qui si trattava di utilizzare la stessa coerenza, gli stessi criteri che noi stessi avevamo domandato invece in precedenza, circa un anno fa, quando avevamo attaccato un altro sito che si chiamava Avaxom, e questo sito consentiva di scaricare online il giorno stesso, anzi magari il giorno prima della diffusione di alcune testate periodiche, Panorama, PC Professionale, e in testo integrale gratuitamente. Abbiamo fatto un grosso lavoro interno di intelligence, bisognava assolutamente intervenire, capire come si fosse diffusa questa cosa, cercare di capire, ovviamente assicurarci prima che non fosse un problema interno, e si è ottenuti, grazie alla Procura di Milano, il sequestro, prima volta in Italia, il sequestro del sito. Ecco, l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, ci aveva dato una grossa mano in quell'attività. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori e Servizio Antipirateria, è stata la prima che si è accorta di questo fenomeno e nella stretta collaborazione che abbiamo ci ha avvertiti. Immediatamente abbiamo deciso di intervenire e di spiegare veramente in due parole che quello che si stava facendo andava al di là di ogni concetto di legalità e quindi non poneva scelta. Altre volte invece bisogna, per quello che stavo dicendo prima, cercare di non alimentare invece il meccanismo della comunicazione o con gli strumenti giuridici della riprovazione pubblica, della diffida, del perseguire l'attacco, perché dall'altra parte si ha un interlocutore che utilizza, sfrutta pretestuosamente la notorietà del tuo o dei tuoi brand e dietro questa notorietà cerca di costruire in realtà un attacco. Certo. Bisogna essere molto bravi, diciamo, nel sfuggire in questi aspetti. Allora, detto questo, è chiaro che per Mondadori la reputazione, proprio per i principi che spiegavo prima, quando tu fai editoria classica, è un tema, forse lei quello messo meglio in questo tavolo, lo dico senza giudizio di valore, perché
a parte appunto accuse di plagio, accuse di falsificazione di marchio, tutte le volte che si parla di un libro, si sviluppa o di un articolo di Panorama o di un articolo, per voi comunque è riposizionare la centralità della fonte informativa o del libro nel dibattito della rete, quindi tutto sommato avrai anche un danno da un certo punto di vista, ma ne hai un vantaggio dall'altro. E uno potrebbe dire che questo vale per il mondo dei media. In realtà, e qui vengo quindi a Rai e a Mediaset, in realtà quando non fai editoria pura ma fai televisione, la situazione si complica un po', cioè torni a scivolare più sul fronte aziendale della corporate classica che non quello di chi fa editoria e cultura con la C maiuscola. Ora, per continuare con questo gioco della cronaca, mentre ho ricevuto il primo biglietto sui tempi, devo dire che lo aspettavo un po' prima, ma ne prendo atto. C'è un caso di questi giorni che riguarda quello della collega Saluzzi a Sky. Allora, non mi piace parlare di chi non c'è, inteso sia come Sky che come Paola, però che è il secondo biglietto? No. E qui c'è un problema, da un lato che a mio avviso va, e non c'entra col convegno, nell'elemento quasi psicologico e freudiano di ognuno di noi. Cioè io non capisco, io non uso Twitter e uso pochissimo Facebook, se non per motivi. Però io non capisco che cosa succeda alle persone quando usano questi strumenti, perché frasi, opinioni e commenti, in questo io sono molto poco, diciamo, difendo molto poco la mia casta, ma frasi e commenti che non diresti nemmeno a una cena, sapendo che ci può essere un ospite che può riferire come relata refero, quando scrivi su Twitter impazzisci, ma non ce l'ho con la Saluzzi, ma dico semplicemente, io non penso che a una cena con il mondo, con il top manager della Formula 1, lei si sarebbe permessa di dare questi giudizi, però se scrivi su Twitter o se scrivi su Facebook ti permetti di dire delle cose, vedi il caso anche del poliziotto, e poi la sorpresa mia è nella sorpresa di chi ha compiuto l'atto, perché finché sei una cena in 15 puoi sperare che resti tra 14, anche se poi da Gesù Cristo in poi qualcuno ti insegna che c'è sempre qualcuno che parla, però se la scrivi su Facebook e su Twitter è l'ultima cosa che ti puoi aspettare. E questa è l'archiosa sul ogni tanto veniamo presi da un delirio horror vacui, non lo so, delirio dell'onnipotenza, quando ci mettiamo in questi mezzi. Come si difende la reputazione di un'azienda attraverso i commenti della rete, la RAI poi su questo ha tutto anche diciamo dei preconcetti o delle opinioni reali contrarie oltre che favorevoli, e dov'è il discrimine tra la libertà di espressione, a maggior ragione se sono un giornalista e non è un dirigente, un dipendente, e invece il danno che si crea all'azienda attraverso l'utilizzo della rete, perché quella esisteva già prima, ma adesso tutto viene, passatemi in termini, incasinato dalla velocità, rapidità, effetto propagazione che questi strumenti hanno. Prego. Nel caso di Rai, ma vale anche per Mediaset, per tutti gli altri broadcaster, avere un approccio da media company sostanzialmente, quindi nel caso specifico di Rai con 14 canali televisivi, la radio, il cinema e quant'altro, questo problema indubbiamente come dire, si è amplificato negli ultimi anni in maniera esponenziale. Che cosa fa Rai per affrontare questo tema? Mi è piaciuta moltissimo un'espressione che io uso sempre con i miei collaboratori, che usiamo in azienda spesso, usata da Di Montigny, riguarda l'ascolto attivo. In realtà Rai ha predisposto, sta predisponendo, lo fa già, ma lo farà in maniera ancora più attiva, sta costruendo in maniera più attiva questo sistema, un sistema appunto di ascolto attivo della rete, dei social soprattutto, con la costruzione di un sistema di social CRM che permetterà fondamentalmente di non solo monitorare ciò che si discute nel mondo dei social, ma soprattutto di ottimizzare e di capitalizzare queste informazioni. Quindi A, per monitorare la sua reputation, B, per intervenire e eliminare le situazioni cosiddette di crisi che vengono a crearsi per effetto di utilizzo illecito di brand, utilizzo illecito
del mondo social, commenti vari, eccetera, eccetera. Acquisire informazioni sia quantitative che qualitative in termini proprio di generazione di flussi e di campagne anche di comunicazione, di promozione a supporto dei suoi prodotti. Però non dimentichiamo una cosa, la reputazione la fa l'azienda, la reputazione la fa l'impresa con i suoi prodotti, con la qualità dei suoi prodotti, con le modalità di comunicazione dei suoi prodotti, con i personaggi che fanno i prodotti, con i giornalisti, gli attori, i manager e quant'altro. Quindi in primis non dimentichiamolo, è vero, la rete è fondamentale, è verissimo quello che si diceva prima, attenzione, tutti ci ascoltano, tutti ci vedono, il mondo dei social e del web in generale ha amplificato in maniera sensibile tutto quello che ruota intorno all'offerta, nel caso specifico di un'impresa radiotelevisiva editoriale, però come dire, è fondamentale ed è interessante, prima si diceva osservare e monitorare è un lusso ma anche una necessità, giusto? È un lusso perché valorizziamolo questo, questa mole di informazioni che ci sono. Il fatto cioè di, noi lo facciamo spesso con, lo stiamo facendo, lo faremo sempre di più con la costruzione dei nostri, da ultimo il sito Ray, nel quale i prodotti di fiction realizzati da Rai Fiction vengono alimentati, costruiti e gestiti, fra virgolette, anche con l'interazione, fondamentalmente con l'interazione del pubblico, anche del pubblico più giovane. Un esempio su tutti, facciamo già, riguarda tutta l'offerta per bambini, su Yo-Yo, su Gulp. Noi facciamo già un'indagine di monitoraggio della nostra reputation che ha come riferimento l'offerta dedicata ai bambini, che è delicatissima, come potete immaginare. Bene, quello che volevo sottolineare è che, attenzione, sì, è un mondo difficilissimo, un mondo da tenere sotto controllo, appunto da monitorare, ma sfruttiamolo anche, cioè utilizziamolo in senso attivo, ascoltiamolo attivamente, questo è il tema. Questo però non esclude ovviamente, qui, anche qui RAI è ovviamente attiva attraverso FAPAV, attraverso le varie associazioni che come dire, supportano queste interventi, diciamo l'utilizzo illegittimo per così dire, insomma, del web. Dobbiamo ovviamente, e su questo vigiliamo attentamente, evitare che il prodotto, l'immagine, il brand, nel caso specifico RAI, siano utilizzati in maniera non legittima, questo è assolutamente vero. Però insomma, importante, fondamentale per noi è anche l'utilizzo, ripeto, ottimizzante e positivo, diciamo, dell'ascolto attivo della propria audience. Sì, io ritengo che l'ascolto attivo o comunque il monitoraggio non sia nemmeno più un lusso, nel senso che vale il principio che vale per esempio nel mondo delle infrastrutture, che è meglio fare un'opera bene e mantenerla bene che correre i ripari dopo, no? Decisamente. Allora, se vogliamo usare l'esempio del dissesto idrogeologico, ti costa molto di più intervenire dopo. Decisamente. Ecco, la reputazione che si può generare, la cattiva reputazione che si può generare in rete è un dissesto, diciamo, reputazionale che ti costa una fatica, ma costava anche prima. I casi studiati della Nestlé e quanto ha pagato la Nestlé per la polemica sul latte in polvere, capito? Sono casi che nascono ben prima dell'utilizzo della rete. E il boicottaggio della Nestlé è continuato per decenni alla faccia del latte, vai a verificare quanto fosse il latte in polvere mandato realmente alle mamme africane. Sicuramente dal punto di vista economico è stato uno dei più grandi errori, ammesso che fosse stato fatto per motivi economici. Però adesso tutto semplifica. Vorrei capire invece dov'è il controllo sui soggetti dipendenti RAI quando questi dipendenti sono giornalisti o personaggi dello spettacolo, che per loro natura, inutile girarci attorno, devono creare, diciamo, un rumore di fondo, mettiamolo così, sulla loro immagine, e che comoda anche l'azienda, perché nessuno ha mai assunto nel merito Carneade così per sport, però il rumore di fondo che creano, io vedo moltissimi giornalisti e conduttori RAI che twittano qualunque opinione, qualunque cosa, lì voi vi ponete il problema o è talmente delicato che rischi di fare l'elefante nella cristalleria? No. Delicato è delicato, indubbiamente, però c'è tanto un regolamento etico, che è una carta sostanzialmente etica, che delinea i principi di base ai quali bisogna ovviamente attenersi
sia all'interno, quindi questo vale tanto per i collaboratori, per i dipendenti RAI, che siano giornalisti piuttosto che direttori di rete, attori e quant'altro, sia per i collaboratori esterni e per chiunque abbia a che fare in forma, diciamo così, negoziale con RAI. È indubbio che il limite, la delicatezza, diciamo, della questione si pone, perché poi ci sono molte occasioni, molte situazioni in cui dipendenti RAI, il personale RAI utilizza Twitter piuttosto che Facebook, fondamentalmente Twitter in primis, per, come dire, promuovere, questa è la finalità iniziale, almeno questo è l'obiettivo, per promuovere, diciamo, il prodotto RAI. Anche questo va fatto ovviamente con, come dire, rispettando quelle famose linee guida, insomma, della carta etica, che sono assolutamente indispensabili, sono il nostro punto di riferimento. Casi, come dire, di deregulation, se vogliamo così dire, di deviazione rispetto a questa carta, in realtà fino ad oggi non ce ne sono stati. Ciò non significa che, insomma, che il rischio sia comunque alto. Ciò sta ovviamente sempre alla responsabilità, al modo di essere e alla professionalità di ciascuno di noi. Sì, però qui veniamo, come lei fa capire, anche un tema dell'estrema soggettività che giustamente un'azienda deve avere nel giudicare quando intervenire o no. Cioè, noi possiamo mettere delle regole, chiaramente di danno, e quelle valevano anche prima, di danno reputazionale, degli elementi legali e degli strumenti legali. Chiaro che se fai, dico con massimo rispetto alla Coca-Cola, hai forse un perimetro, per quanto mondiale, più limitato. Quando ti metti a lavorare sul fronte della comunicazione dei personaggi, dello spettacolo, beh, è dura capire, io direi quasi che devi valutare caso per caso, quando devi intervenire o quando in realtà l'effetto non è un effetto boomerang, ma un effetto di moltiplicatore del personaggio, e quindi caso per caso. Su questo vorrei arrivare anche con Paolo Calvani, perché se la RAI ha, dal punto di vista reputazionale, una zavorra, ma una caratteristica in più, cioè il fatto che voi siete servizio pubblico vi espone in primo luogo alla critica quando non siete servizio pubblico, e questo diventa un elemento reputazionale per voi fondamentale anche in rete, e dire no, non avete fatto servizio pubblico, non è una critica... Sa qual è il paradosso? È che proprio per essere servizio pubblico, per tutto quello che si crea come pregiudizio intorno al servizio pubblico, capita pregiudizio spesso... O richiesta. Capita spesso che l'azienda sia, o l'attività aziendale sia messa sotto accusa anche quando non accade nulla, in realtà quando non ci sia un input, tu non fai nulla e ti dicono che hai fatto in maniera molto basica, in sostanza. Questo è naturalmente la conseguenza dell'essere anche servizio pubblico sovraesposto da certi punti di vista e anche con un retaggio di anni di RAI con, certo, insomma, con le sue caratteristiche editoriali e politiche. No, ma quello è un elemento in più, non dico che sia né una zavorra, è un elemento connotato in più, e come tale entra nella valutazione reputazionale di un'azienda. Un rischio ulteriore. Questo rischio Mediaset non ce l'ha, nel senso che nessuno accuserà mai Mediaset di non fare abbastanza servizio pubblico. Ha però altri tipi di rapporti dedicati col mondo e per quello che riguarda l'attività reputazionale, essendo un soggetto privato, ha dei clienti e questi clienti vanno tutelati. Lo voglio dire in maniera molto chiara, qualunque azienda ha il dovere di tutelare il rapporto che intrattiene con, chiamiamoli genericamente, i fornitori. Non c'è niente di male, se questo non va a violare la libertà di stampa, è giusto che sia un rapporto in atto. Noi stessi facciamo moltissimi accordi. Ci chiedono di andare in un posto, facciamo un accordo commerciale, si chiama marketing, la radio va lì, non cambia l'informazione che diamo sul soggetto, ma è chiaro che non possiamo prendere a calci negli stinchi il soggetto stesso, se no non ci andiamo, nel senso, sarebbe una cosa molto strana. Allora, come riuscite a tutelare anche, diciamo, il vostro rapporto, la reputazione del vostro rapporto con i clienti, fermo restando quello che è tutto il mondo della libera informazione? Il caso della Saluzzi è un caso classico, sento attenzione, quella è stata rilevata perché Sky ha un accordo, un contratto con il mondo della Formula 1. Io, in un paese che non vuole essere ipocrita, non ci vedo nulla di strano, cioè se un'azienda ha un rapporto è giusto che tuteli anche un rapporto, se no ognuno libero di quello che vuole. Però resta il tema che fate anche voi intrattenimento, che fate spettacolo, che fate informazione.
che non potete, diciamo, tarpare con un codice deontologico le ali dei vostri personaggi quando parlano su Twitter, quando chattano su Facebook. Calvani. Allora, con clienti intendi gli investitori pubblicitari o i telespettatori? No, investitori pubblicitari, telespettatori mi è chiaro, l'investitore pubblicitario che ha una sua... E questa domanda quindi è collegata alla cosa che inutilmente hai provato a chiedere a sinistra sulla questione Saluzzi. Io rispondo sulla questione Saluzzi, non entrando nel merito, ovviamente non è casa mia, ma tu ti chiedevi perché una persona apparentemente dotata di buonsenso e professionalità a una cena tra amici, sta ben attenta a quello che dice, certo, perché potrebbe essere seduto una persona che non è dell'Inter o del Milan, eccetera, mentre su Twitter spara a palle incatenate? E per me la risposta, che poi è legata a tutto quello che ha detto fino adesso, è che se vai al mercato non puoi sussurrare, devi urlare come una pescivendola. E perché lo devi fare? Perché nell'indicizzazione dei motori di ricerca, se tu metti il tuo nome, ti appare subito di fianco, il gradino sotto, la cosa più sensazionale, più estrema che ti riguarda. Se sulla rete ha cominciato a girare una certa voce su di me, nel senso io, associato al mio nome, c'è la parola pedofilo, e non importa che sia verificata o non verificata, no, certo. Se uno mette il mio nome, il gradino sotto, a metà del mio nome, uscirà pedofilo. Allora, questa cosa la dico perché presumere, siccome siamo intelligenti, moderni e abbiamo studiato, anche se siamo in età da probabilmente pensione rispetto a certe visioni della vita che ho sentito, no? Allora, siccome siamo bravi, noi pensiamo di essere le mosche cocchiere che riescono a condizionare il web. No, io non lo credo. Io credo che il web sia una, si parla di macchina del fango, no? Ma la macchina lì, la vedi, può essere quel tal giornale o quell'altro opposti, però è una relazione tra professionisti. Lo dicevi prima tu, no? Dicevi... Un conto è l'intermediazione professionale, poi tu con quel quotidiano ti puoi scannare, ma c'è un interlocutore. Davanti al fatto che qualcuno dice che io sono pedofilo, non c'è partita. E dove passa la partita, giusto per stare, perché siamo qui e non siamo a un convegno di Perugia, siamo in un ambiente legale, passa attraverso la reputazione di un'azienda. Credo che si difenda sempre di più non attraverso la comunicazione, ma attraverso un'avvocatizzazione. Io nella mia carriera non mi sono mai appellato all'articolo 8 della legge sulla stampa, non è mai stato necessario. C'è una legge che mi tutela, ma non l'ho mai usata. Ho sempre telefonato, parlato con i miei interlocutori giornalisti e abbiamo sempre mediato la soluzione. Attraverso rettifiche, attraverso pezzi, diciamo, che possono medicare, sappiamo tutti come funziona. E in quel caso lì, no. Io quando vedo che riguardo ai nostri artisti, i nostri dirigenti, i nostri programmi, parte una campagna, come si dice, virale, certo, di tsunami del fango, che non è la macchina del fango, è lo tsunami del fango, è ben diversa, io posso fare solo una cosa, alzare il telefono e chiamare un signore che è seduto qui, che è il nostro responsabile degli affari legali, che insieme a un'altra persona seduta qui, con la barba e una cravatta rossa, si impegnano a trovare strade che nulla hanno a che fare con una comunicazione professionale. Si parla di esposti, diffide, mitragliate, cioè è cambiato tutto. Il gioco va avanti, ma le regole sono cambiate. E aveva ragione Edoardo Galeano, che è scomparso due giorni fa, dicendo: quando avevamo imparato tutte le risposte, ci hanno cambiato le domande. No, sono molto d'accordo, e qui apriamo due fronti che mi interessano particolarmente la platea, perché un conto è l'attività giusta e corretta di comunicazione che tu devi poter sviluppare intanto come strada da intraprendere, perché prima di tutto, che è anche più
efficace per alcuni soggetti, penso alla Coca-Cola perché mi viene facile, se tu sputtani il mio prodotto o lo sputtani in maniera articolata, non dicendo cose generiche, è chiaro che ti posso dimostrare che non è vero quello che dici, che la composizione nutrizionale nel caso vostro è diversa, e allora lì la controinformazione è, diciamo, sostanzialmente può essere anche efficace. Altra cosa, quando tu vai a, diciamo, nell'esempio della pedofilia è abbastanza chiaro, tu crei sostanzialmente una nomea che difficilmente io riesco a distruggere o modificare con un ragionamento razionale in quei siti, anche perché cosa vuoi rispondere uno che ha del pedofilo? Cioè, no, non è vero. E esiste la strada delle palle di catene, e cioè la strada legale. Io non ho capito però, Calvani, vabbè, questa non è una mia incomprensione, perché tu dici sì, quando uno va al mercato urla, è vero, sì, però i soggetti di cui stiamo parlando, io lo posso capire in chi ha una crisi di identità, non è nessuno, ha uno strumento pazzesco in mano e urla. No, ho capito. Voglio dire, se tu sei già famoso, sei già... No, ti rispondo proprio nel merito, non scappo via. No. Quando uno si fa un account Facebook o viceversa, un profilo Facebook o un account Twitter, perché lo fa? Perché vuole misurare, diciamo così, la propria popolarità. Esiste l'indice clout citato precedentemente e c'è una cosa che però vedono solo pochi, mentre la cosa più immediata che tu hai immediatamente è il numero di retweet e di preferito. Se tu fai un sussurro, lo fai, poi aspetti, niente, non succede niente. Se tu fai qualcosa di forte, il più delle volte ti arriva una valanga di retweet e di preferiti. E difatti è questa la logica che io trovo, perdonatemi, cioè fra apocalittici integrati, io sono ovviamente apocalittico, cioè che cosa emerge? Emerge il sensazionale, chi scrive post, chi protesta, chi dice che nella Coca-Cola si sciolgono i chiodi, io mi ricordo questa roba di quando ero ragazzo, girava voce che se tu mettivi un chiodo nella Coca-Cola si disintegrava in una notte, ma il Corriere della Sera questo non lo scriveva. Lo dicevano qualcuno, ma oggi, e quindi vengo, cioè, tutto è estremizzato, sensazionalizzato e sale nelle categorie di qualificazione Google, sale quello, non sale il sussurro, il ragionamento, il contributo pensoso. Stavo dicendo l'ultima cosa, l'ho persa, quindi... No, vabbè, adesso te la faccio... Sì, attenzione, perché anche qui, per essere sempre super partes, è vero quello che dice Calvani, cioè che qua stiamo andando verso un elemento della... Però, scusa, perché poi me la dimentico, perché me sono anziano. Il problema è che il Corriere della Sera non scriveva una volta che... Adesso scrive che la rete... Scrive... Bravo! Adesso, e parlo del mio settore, che è il settore televisivo, ma ognuno ha i suoi settori, certo. Che cosa fa? Non la Gazzetta e del Tabaccaio, ma principali quotidiani nazionali danno le notizie mettendo come scrive sul suo blog puntini puntini. No, addirittura io vado anche oltre, un fenomeno c'è la contaminazione, al contrario, non è che... Vado anche oltre, un elemento che diventa fenomeno di rete, diventa fenomeno giornalistico, ossia tu fai partire sulla rete, che ne so, Calvani pedofilo, chiaramente questo scatena 20 miliardi di tweet, a questo punto il giornale, che non scriverebbe mai una puttanata del genere... Però prende atto che c'è una notizia sul fatto che la rete si stia scatenando sul fatto che Calvani è un pedofilo e pubblica la notizia, che è un percorso, come voi capite, che va alla metacomunicazione, per cui il giornale resta serio, perché io devo difendere la serie, resta serio perché si muove laddove c'è una notizia. Peccato che la notizia sia quello che fa la rete su una notizia che a questo punto è falsa. Però io come giornalista non posso non dare una notizia, e cioè che la rete si stia scatenando su una cazzo di... Anche perché temi che la concorrenza ti dia il buco. Sì, ma non per questo, ma anche da un punto di vista deontologico il mio dovere è dire, beh, se la rete si scatena su una cosa, vero o falsa che sia, con tutti i se e i ma che posso mettere in un pezzo, ma dovrò prendere atto che ci sono milioni di follower su una pagina e che si stanno scatenando.
Io ritengo che comunque l'approccio anche legale, ripeto, è molto difficile generalizzare perché ognuno di voi fa delle cose molto diverse e ha un rapporto con i clienti o ascoltatori molto diverso. Però ritengo che in certi, e qui vengo all'ENI, che in certi casi la linea Calvani, se mi passi a questo punto il termine, cioè la linea dura, sia necessaria, perché mentre alcuni di voi possono vedere, giustamente, De Montigny faceva notare il monitoraggio, parliamo, sono nostri clienti, magari hanno azioni in portafoglio, sono nostri clienti dei promotori, cioè c'è un'interazione che io devo creare. E questo vale anche per Coca-Cola, varrebbe anche per McDonald's, varrebbe per tutti quelli che hanno a che fare con il consumer nel senso più classico del termine. Beh, in altri casi invece c'è poco da spiegare. Allora, la rete amplifica una reputazione, o crea una reputazione, ma amplifica anche reputazioni preconcette già esistenti. Io sono stato attaccato da centinaia di insulti, così faccio anche stare meglio Paolo, per aver detto, per aver ospitato recentemente l'amministratore delegato di Philip Morris, perché non vi racconto neanche cosa mi hanno scritto, che io praticamente ero responsabile, corresponsabile dei morti per tumore, cioè che stavo, è vero che fumo, ma insomma non ho invitato per farmi dare le stecche, cioè non quelle, non so come dire, no? Allora, è perché non si poteva parlare di Philip Morris, cioè, che tra l'altro stava assumendo anche delle persone per uno stabilimento con un investimento, cioè non è che ce la siamo inventata, però come tu tocchi il tema, infatti sarebbe un bellissimo caso di studio, lo dico agli studenti presenti, come crea la reputazione, come difende la reputazione, chi è il male assoluto, cioè fa il tabacco, peggio di così, cosa puoi fare nella vita, no? Puoi fare petrolio, ecco, ma dico, sono stato attaccato per questo motivo, con insulti e offese, e per aver detto, parlando di un gruppo di eccellenze di questo paese che si chiama Finmeccanica, che sostanzialmente vendere armi e tecnologia per la difesa, se vogliamo mettercela via, non è essere guerrafondai, e che quando tu vendi un elicottero lo puoi vendere per difendersi o per attaccare, sono tutte cose che dovrebbero essere normali, e che delle volte anche nelle gare internazionali, è inutile continuare a raccontarci le palle, si partecipa come partecipano le gare internazionali, perché sarei anche stufo di vedere i francesi uscirne sempre bene, solo perché sono francesi, ok? Allora, è perché sanno vendere il fumo meglio, De Montigny, non ce l'ho con la categoria di francese, so che non riguarda lei, dico semplicemente… Non mai abbia questo cognome io, quindi… No. L'ho trovato. Magari svedese. Però dico, c'è un preconcetto, una resistenza culturale che chiaramente la rete amplifica. Quando io parlo di petrolio, è chiaro che il petrolio è sporco, è brutto, inquina. Poi lo scrivi, lo twitti mentre sei in macchina che vai prendendo il figlio a scuola, chi se ne frega se non sia il figlio che spinge la macchina ma la benzina che ci ha messo dentro. Per cui c'è, e poi lo sfruttamento dei paesi in via di sviluppo. Una volta era più facile, l'ENI cosa faceva? Siccome ha sempre avuto le politiche diverse rispetto a altri gruppi petroliferi, prendeva i giornalisti, torniamo al discorso di Calvani, li portava a vedere cosa faceva in Angola, cosa faceva in Nigeria, certo che c'era un po' di marketing e ci mancherebbe, però vedevi l'ospedale, vedevi l'attenzione, vedevi il coinvolgimento, andavi ad analizzare le quote, per esempio, ripartite per i suoi governi locali, e il giornalista, se era onesto intellettualmente, poteva formularsi le sue idee e capire che nel mondo del petrolio, che è brutto, sporco e cattivo, l'ENI tutto sommato si comportava meglio di altri soggetti internazionali. Matteo, lo spiegavano loro, ma ci arrivavi anche da solo, non so come dirti. Adesso questo è proprio impossibile, perché o imbarcate migliaia di cargo con tutti i blogger che vi sputtano ogni giorno, ma il costo diventa un po' interessante, o se no vi chiedo come fate a reagire e se la linea Calvani delle volte non sia l'unica, visto che il vostro cliente o consumatore non lo devi convincere a comprare ENI, nel senso che lui tendenzialmente, sappiamo benissimo qual è la fedeltà alla pompa di benzina bassissima, devi difendere però il lavoro che tu fai, il lavoro dei tuoi dipendenti, il lavoro dei tuoi dirigenti, la serietà del gruppo che rappresenti. Allora, quanto si può monitorare, interagire e avere l'ascolto attivo e quanto invece si deve ricorrere, diciamo, al metodo Calvani? È già ora del coffee break. aggiungo anche un concetto, forse, sì, che è un po' uscito, che è interessante, come in realtà, a prescindere dalla rete, oggi i giornali sono degli amplificatori della rete,
Quindi oggi anche il rapporto con i giornalisti è decisamente diverso rispetto a quello che era un'altra volta. Oggi probabilmente non porteremmo tutti i blogger in giro per il mondo, anche perché certamente verrebbero, probabilmente non verrebbero per sentire noi e probabilmente si costruirebbero determinati interlocutori nella zona. Quindi c'è un problema che è molto diverso anche da area geografica a area geografica, che è un problema generale anche dell'Italia. Se determinate cose, vicende giudiziarie o meno, fossero intervenute a soggetti americani in America, probabilmente l'impatto sul titolo di quell'azione sarebbe stato devastante. Perché interviene in Italia, molto spesso lo vediamo in altre aziende, non mi riferisco all'ENI, ci sono procedimenti giudiziari e l'impatto sul titolo è abbastanza irrilevante. Allora, quali sono le effettive conseguenze? E soprattutto che cosa deve fare un'azienda? Se un'azienda viene attaccata sulla rete in relazione al suo prodotto, beh, la necessità di difendere il prodotto, perché sennò non glielo compra nessuno. Se il prodotto viene indicato come difettoso, un problema ce l'hai. Se l'impatto sul prodotto è minore, probabilmente sei meno attento, anche perché la rete spesso non vuole ascoltarti. Il problema è l'impatto sul management, invece è il problema principale, ma non tanto perché c'è un impatto sulla reputazione, poi ognuno può andare a casa, non può andare a casa, quando viene scade, non rinnova, cioè ognuno ha altre probabilità professionali, ma il vero impatto è il tempo che il management deve dedicare per gestire la sua reputazione. Allora, come fa a difendersi? Qui entro in una valutazione più personale, ma è vero. No? Non tanto una valutazione della società, però probabilmente io mi preoccuperei più di quella che è il trasferire un po' la mia reazione a chi deve ascoltare, quindi a quegli interlocutori istituzionali, a quegli interlocutori agli investitori, in modo da spiegare quella che è la vera situazione. Quindi questo è un tipo di comunicazione non tanto da rete, ma che ha altre stanze. Il problema del pubblico è un problema che è difficilissimo. Io faccio un esempio. Noi abbiamo avuto una procedura giudiziaria che si chiama Misura Gas. Così, quasi per curiosità, a un certo punto ho finito questo giudizio che è durato per anni, ho detto, ma mi raccogliete tutti gli articoli che hanno stampato? Perché anche a casa, quando andavo da miei genitori, cercavo di spiegare, no, guardate, in realtà non è che abbiamo rubato miliardi di euro, perché si parlava di miliardi di euro, ed è durato per anni. Un pacco alto così, quasi spesso da prima pagina, blog, poi non ne parliamo, alla fine è finito con un trafiletto così, dove in realtà non è andato avanti neanche dal GUP. Il GUP ha detto di no, appello, il Tribunale del Riesame ha detto di no, Cassazione ha detto di no. Ecco, quel danno mediatico, come facevi a competere con un'onda d'urto così alta? Certo. Probabilmente l'unico meccanismo era dire lasciamo stare un po' quella che è la dinamica di comunicazione, che non riesci proprio a governarla. Incominciamo invece a spiegare a livello istituzionale, spieghiamo alle autorità, cerchiamo di trovare un livello di cooperazione, che è l'unico posto che tutti vogliono ascoltarti, perché poi molto spesso in Italia si entra poi in un livello di propaganda, no? Per cui si parla sempre di corruzione, oggi se uno non parla di corruzione non l'ascolta nessuno. Quindi ovviamente deve essere un tema centrale per tutti, no? E come fai a dire, ma scusate, l'applicazione di queste norme sta in qualche modo determinando un impatto anche su quella che è la capacità di investire in Italia, ad esempio, non ti ascolta nessuno, anzi probabilmente sta investendo proprio per corrompere. Quindi il problema di comunicazione è un problema più di cercare l'interlocutore giusto e di rispondere nei fatti a quelle che sono le azioni che si fanno, perché poi alla fine il giudizio arriva a distanza di anni, occorre solo saper reggere questa onda di urto mediatico, ma alla fine c'è un accertamento delle responsabilità, alla fine c'è anche un accertamento su quelli che sono i fatti, un accertamento se effettivamente l'inquinamento c'è stato o non c'è stato. Quindi puntare alla sostanza e puntare a trovare gli interlocutori giusti. Però c'è un tema che, con cui mi piace chiudere, perché grazie a questo bellissimo panel vediamo tutte le differenze a seconda della società, però vedi, Calvani, così come Cino, così come anche la RAI, e quindi hanno un prodotto, e chiaramente meglio l'hanno, che poi io posso testare. Cioè voglio dire, uno può dire che Mediaset è un luogo in cui vengono selezionate solo bambine, però io poi guardo Mediaset, se mi piace il palinsesto, se i prodotti mi piacciono, se le serie mi piacciono, se i format mi piacciono, continua a piacermi Mediaset. Mediolanum ha la possibilità di dire, beh, guardate i nostri rendimenti, saremo anche brutti, ma guardate cosa facciamo, guardate che remunerazione diamo ai nostri clienti, che prodotti abbiamo, e via così, Coca-Cola, quant'altro. Quando tu hai a che fare con le commodities è diverso, perché nessuno si metterà mai a criticare il tipo di qualità del petrolio o di raffinazione che opera Eni. Sì, arriveranno anche a quello, per carità, però diciamo, o il tipo
di raffinazione rispetto a Total o rispetto a concorrenti esteri o rispetto a qualcun altro. Quello che viene messo in discussione delle volte è l'esistenza stessa dell'attività, che è un po' diverso, perché nessuno contesta Mediolanum, Mediaset di esistere, o meglio, Mediaset non più, per anni ci hanno provato. Però sarei cauto. Sì, vabbè, però visto che avete uno con la barba e la cravatta rossa, sono cambiate le cose anche da voi, perché una volta la barba e la cravatta rossa dipende dalla sarebbero state impresentabili, Paolo. Dalla funzione aziendale che si occupa di queste cose. Chi si occupa di queste cose? Al di là della battuta, dico, nel mondo delle commodities, quando tu hai un bene che può essere l'elettricità, che può essere il gas, che può essere il petrolio, dove la verifica del prodotto non interessa, ecco perché parlo di un atteggiamento critico a priori, io non vorrei che la linea Calvani, giustissima, quello che volete, fosse però l'abdicazione a fare corporate identity, corporate image, perché qualcosa devi dire, cioè loro dicono col prodotto che fanno e possono dire, vabbè sai che c'è, io ti faccio un palinsesto tale che poi vedrai che tutte le critiche le mandiamo a quel paese, ma se voi mi dite, io aspetto che passi lo tsunami, a me dispiace perché per esempio un grande gruppo, e ho fatto dei nomi non a caso, grandi gruppi che rendono questo paese competitivo a livello mondiale, non riescono mai a proiettare un'immagine così positiva col valore aggiunto che danno al paese, e non vorrei che uno dice, beh tanto la rete è così pervasiva, è così frammentata e parcellizzata che noi, non potendo rispondere con il prodotto, ci fermiamo, aspettiamo il corso delle cose, le vie legali. Ci può essere anche una reazione, Mantovani? Allora, io ho fatto un paradosso, non è che non si risponde alla rete, per carità, anzi, ci sono però sempre non interlocutori. Non arrendersi troppo e dargli la vinta. No, cioè non pensare che quello è lo strumento che si riesce in qualche modo a superare, si può mitigare, si può cercare di spiegare, l'interlocuzione ci deve essere sempre, no? Sia che sia con la rete o con chi scrive sulla rete. E il tema delle commodities è vero, però c'è un altro valore a rischio aziendale, che non è solo il problema del management che vede il suo nome sui giornali, c'è anche un problema dei rapporti che noi abbiamo all'estero, non tanto in Italia. Cioè noi dialoghiamo con stati, noi andiamo in determinati stati e ci presentiamo come Eni. Noi dialoghiamo con i nostri peers, noi abbiamo sostanzialmente quasi ovunque joint ventures con gli altri peers, è difficile che ci sia solo una presenza di Eni, Shell, Total, BP, no? Quindi quelli sono nell'ambito degli interlocutori istituzionali, no? Ed è lì che si può determinare un danno, perché a un certo punto dicono, no, guarda, sei un personaggio che in qualche momento sei imbarazzante. No, si girava sui giornali tempo fa, Finmeccanica non può partecipare a certe gare, in certi paesi non la vogliono, ecco, quello è il rischio che l'onda mediatica, che poi non è supportata dalla sostanza, determina un problema di impatto serio dell'azienda sul mercato internazionale, e quello è certamente un ambito da presidiare molto di più della vendita della benzina, che tra l'altro le attività in Italia perdono, per cui sostanzialmente non è quello l'ambito di protezione del valore. Un altro tema da menzionare è la strumentalizzazione della rete anche ai fini concorrenziali da altri soggetti. Certo. Non è detto che dietro certe ondate mediatiche non ci siano soggetti competitors in determinati paesi dove stai crescendo, magari stai vendendo troppi elettrodomestici e c'è un'altra azienda che è interessata a vendere elettrodomestici, no? Allora come si può anche competere con questo? Perché poi tutto è strumentalizzabile, quindi il tema è molto complesso ovviamente. Ma non è, faccio un'ultima domanda forse un po' cattiva, ma non è che mancando la... che sia un problema anche di cultura aziendale, cioè è chiaro che un gruppo come Mediaset, un gruppo come Coca-Cola sono gruppi già strutturati per comunicare sempre con un cliente, non parliamo di Mediolanum, quindi l'idea dell'interazione, del monitoraggio attivo, dell'attenzione attiva era precedente, se vogliamo, anche all'impatto più devastante della rete, mentre chi ha sempre prodotto o beni intermedi o anche commodities, gruppi energetici, ma non solo, è talmente come cultura aziendale concentrato sul prodotto e sulla ricerca che questo comporta, da dimenticare. Cioè lei una volta sembrava non aver bisogno di comunicare, diciamocela tutta, pagava un po' di pubblicità sui giornali, portava qualche giornalista, ma tanto era Leni, non so come dire, da sola comunicava il marchio stesso. Adesso che le cose sono un po' cambiate, non ci può essere anche un deficit interno alla cultura, non parlo delle singole persone, ma alla cultura aziendale? No, anzi, l'attenzione è molto alta, però prima si faceva l'esempio di Philip Morris, non credo che ci siano aziende che investono di più nella comunicazione e nella pubblicità di certe aziende che sono in determinati settori complessi, quindi se vendi sigarette puoi spendere, puoi dialogare come vuoi, ma comunque ogni volta sei sempre visto come un diavoletto, quindi c'è anche una difficoltà del settore e devo dire
c'è stata anche la polemica un po' di tempo fa, quanto investiva Eni sulla pubblicità negli anni scorsi, visto che di recente ci sono stati anche tagli significativi. Sì. Mi sembra che portasse a chissà quale beneficio. E devo dire, non è quello il canale, cioè non si deve slegare la comunicazione che si fa ai fini dell'azienda rispetto a quello che è una difesa che si fa invece su un sistema del web. Non lo curi certo facendo più pubblicità o più comunicazione, non è quello il tema, bisogna andare, ripeto, alla sostanza e agli interlocutori istituzionali e cercare comunque di trovare un dialogo, perché comunque non si può non dialogare anche con la rete. Allora, nel chiudere la prima parte, mi sembra chiaro che nello spettro delle possibilità la componente legale, che io ho chiamato così per semplificazione concettuale il metodo Calvani, ma che insomma che stava ricordando anche il dottor Mantovani, cioè utilizzare i canali che ci sono istituzionali, è una componente fondamentale, è emerso molto bene, diciamo, dall'ascolto attivo di Montigny e anche ripreso da Cino, diverse, come i pesi siano diversi all'interno di un'azienda, per cui la componente probabilmente di ricorso legale è un'estrema ratio per alcuni, diventa elemento di tutela dell'immagine per Calvani, diventa anche delle volte l'unico strumento perseguibile, non dico l'unico, ma delle volte, quando ha a che fare con masse di opinione pubblica e di idee preconcette di tali dimensioni. Per cui la sfaccettatura è bene che sia emersa perché esiste, e sarebbe sbagliato pensare a un'unica soluzione, e anche per gli avvocati presenti in sala non distinguere tra azienda e azienda, perché questo ve lo voglio dire, cioè non mi fate come i consulenti aziendali che vengono da me e pensano che noi vendiamo Yomo con massimo rispetto, ognuno fa le cose sue e a seconda del prodotto cambierà, non lo devo certo insegnare io a voi, la strategia messa in piedi dallo studio legale che verrà investito della risposta se non c'è internamente, capendo bene le differenze, capendo bene anche quando c'è può essere comunque un effetto positivo nella dinamica della rete e quando gli effetti sono solo negativi. Calvani sa meglio di me che recentemente un programma televisivo ha utilizzato una strategia di guerriglia marketing, se non ricordo male la lettera di lui che era stato lasciato dalla moglie, lì avete usato uno strumento tradizionalissimo come il Corriere della Sera, se non ricordo male. Non eravamo noi, era il gruppo Discovery. Avete, nel senso di... Sì, sì, il mondo televisivo. L'industry. Ecco, avete usato il canale più classico del mondo che era il giornale. A quel punto la rete si è scatenata e guarda un po' il giornale ha dovuto rioccuparsi di questo, quindi siamo arrivati al 3.0, non è neanche il giornale che si occupa di quello che ha fatto la rete, ma il giornale che pubblica una cosa di cui si occupa la rete e poi il giornale torna a occuparsene. Ci stiamo un attimo... A...